Ciao ragazzi, secondo appuntamento col Padfon 2. Questa volta la vogliamo utilizzare soltanto come tablet con la Padfon Station. Vi ricordo più che altro i prezzi, che prima non ve li abbiamo ricordati: 799€ per il modello a 32 GB, 899 per il modello a 64. Naturalmente vi ricordo che la Station è sempre inclusa. Interfaccia classica di Android Ice Cream Sandwich, piuttosto fluido, l'abbiamo provato un po' prima. Troviamo diversi widget e applicazioni inserite da Asus, anche soprattutto per l'utilizzo tablet. Vi faccio vedere qualcosa. Allora, nel mentre che ci siamo, però, vi mostro un benchmark. Allora, testiamo. AnTuTu Benchmark ormai è il benchmark che sui nostri, per i nostri device Android troviamo quasi più frequentemente prima dell'uscita addirittura dei nostri terminali. Vediamo che punteggio va a a segnare, noi speriamo almeno sopra i 10.000. Nel mentre che calcola il bench, vi faccio vedere la struttura della Padfon Station, piuttosto classica, molto stile Transformer. Qua abbiamo il Padfon 2, questo è quello di colorazione nera. Altoparlante sempre nella parte inferiore per quanto riguarda la station, mentre particolarmente nel Padfon 2 lo troviamo nella parte superiore vicino alla fotocamera da 13 megapixel. Eccolo qua. Ottima, come detto, la griglia della cover posteriore, non è metallica, però è comunque di ottima fattura, probabilmente per mantenere i 130-140 grammi del Padfon si è deciso di non esagerare con elementi metallici. Benchmark ha quasi finito, aspettiamo ancora qualche secondo. Questi sono appunto per testare la grafica, la scheda video, la GPU integrata nel Padfon 2, che vi ricordo ha un processore Snapdragon da uno quad core da 1.5 GHz e 2 GB di RAM dedicata. Data di commercializzazione è prima del Natale. Abbiamo quasi finito. Come potete vedere, il Padfon Station si visualizza anche in posizione verticale, oltre che la tipica posizione orizzontale dei tablet da 10.1 pollici. Adesso chiederemo informazioni per quanto riguarda l'arrivo di eventualmente di Android Jelly Bean per il Padfon 2. Ricordo inoltre che ci sono ben 64 GB di spazio cloud sul garantito già solo acquistando il Padfon. Come potete vedere, con AnTuTu abbiamo un total score di 13.925, un ottimo risultato. Adesso proveremo un'ulteriore prova solo con il Padfon 2.